Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, una lunga giornata elettorale nello studio 2 di TV6 con il nostro Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico. Ha partecipato a questa maratona televisiva, questo è il momento della pagina sportiva, dell'appuntamento classico del lunedì con Replay, però Andrea oggi è stato un gran lavoro per tutta la struttura, no? Assolutamente sì, dalle 14.30 siamo stati in diretta, abbiamo raccontato le operazioni di spoglio con, tra le altre cose, la conferma di Pierluigi Biondi, sindaco dell'Aquila, poi anche ricordiamo rapidissimamente gli altri verdetti con Domenico Piccioni che resta sindaco a Tortoreto, Massimo Magnoni a Martinsicuro, vince Chiara Trulli a Spoltore. Sarà ballottaggio a Ortona tra l'uscente Leo Castiglione e Ilario Cocciola e poi un altro ballottaggio ci sarà a San Salvo tra Travaglini e De Nicolis con quest'ultima davanti. Insomma, per questi ultimi due comuni se ne riparlerà tra due domeniche e chiaramente alle 23 per chi volesse avere di nuovo un quadro della situazione, appuntamento sempre su TV6. Quindi alle 23 speciale elezioni Abruzzo. Ancora complimenti a tutto lo staff tecnico e giornalistico. Dunque sono invece giorni decisivi in casa Pescara, attesi sviluppi societari e attesa l'ufficialità del direttore sportivo Daniele Delicare e poi la scelta del nuovo allenatore. Tutto in settimana? Vedremo se sarà così. La lista intanto per il nuovo tecnico comprende i soliti nomi di Zeman, di Colombo, di Caneo, di Cudini ed anche di Colombo e Totò di Natale. Poi c'è un grosso punto interrogativo, però da più parti si parla del ritorno di Zeman, sarebbe il terzo ritorno di Zeman a Pescara che entro domani sera si sentirà nuovamente con Daniele Delicarri. Lui aspetta sempre una risposta da Foggia, il Foggia ricordiamo ha già scelto l'allenatore Boscaglia, ma adesso Costantini farà chiarezza anche su questa situazione pugliese, però il discorso Zeman ha diversi risvolti, cosa c'è dietro a questo tam-tam? È una strategia, è un depistaggio, ci sono dei rancori, c'è resistenza, c'è qualche rifiuto, insomma cercheremo di capirne di più questa sera con gli amici che sono già collegati, i primi ospiti collegati. Vado a salutare Totò De Leonardis. Buonasera Totò, ben ritrovato. Ciao, ecco, buonasera. Il parquet fisso, a fianco a Totò De Leonardis abbiamo il collega Paolo Toro. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti, grazie. In alto a sinistra Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco. E poi in vacanza, quindi da una località che adesso ci dirà lui, c'è Riccardo Crinco. Dove sei Riccardo? Buonasera a tutti, ciao Enrico. Dove sei? Sono in Grecia, sono un'isola greca. Però sei presente lo stesso. Quindi con un fuso orario differente, ma presente alla tua trasmissione. Grazie. Allora, grazie, c'è qualche novità in particolare di giornata, poche panchine anche in Serie B, questo divorzio probabile con D'Angelo del Pisa. Un po' sorpresa, perché inizialmente sembrava dovesse restare. E poi ieri si è chiuso ufficialmente la stagione in Serie C con il Palermo promosso a discapito del Padova di Oddo, adesso verranno stilati i gironi, ci potrebbe essere qualche sorpresa oppure no? Ma diciamo che noi la scorsa settimana abbiamo pubblicato una lista di squadre che dovrebbero far parte del girone B con anche gli abbinamenti e gli allenatori. Bisogna dire che rispetto ad allora non è che sia cambiato tanto, evidentemente le società ora sono intente molto a potenziare i quadri societari e a dedicarsi poi anche all'iscrizione al campionato. Probabilmente tante situazioni si sbloccheranno nei prossimi giorni, magari dopo il 22 giugno, quindi non ci dovrebbero essere sorprese per quanto riguarda il Pescara che va verso la conferma presso il girone B. Ci saranno pochi cambiamenti, ci potrebbe essere ad esempio il Fiorenzuola a far parte di questo campionato, ci sarà il neopromosso San Donato Tavernelle, sarà riproposta la Reggiana che sarà, immaginiamo, tra le protagoniste, così come la Virtus Entella, insomma ovviamente anche le marchigiane. Allora Andrea, siccome questa sera si parlerà molto di Zeman, anche perché non ci sono molti altri argomenti, chiariamo questa situazione di Foggia. Il Foggia di Canonico ha già scelto Boscaglia allenatore, però Zeman aspetta una risposta sempre dal Foggia Calcio perché
perché c'è un contenzioso tra l'attuale proprietà Canonico e chi rappresenta la minoranza in seno al Foggia Calcio, che è la Anna Pintus, che aveva la maggioranza. Questa maggioranza è stata ceduta a Canonico, però non sarebbe arrivato il pagamento nel corso di questi mesi da parte di Canonico, perché a detta di Canonico sono usciti fuori altri debiti rispetto a quelli che erano stati trovati al momento della cessione. Insomma, c'è in atto questo contenzioso. Se alla fine dovesse venire fuori che Canonico deve pagare ed è comunque nelle condizioni di dover restituire queste quote alla Pintus, a quel punto, con il cambio della maggioranza, Zeman potrebbe tornare in pista proprio per Foggia. Canonico, che ha avuto dei contrasti con Zeman, ha scelto Boscaglia, che ha firmato un contratto con il Foggia con questa proprietà. Però se la proprietà dovesse cambiare, e questo lo si capirà nelle prossime 48 ore, ci sarà un responso da parte del Tribunale, il panorama potrebbe essere modificato e Zeman potrebbe restare proprio ai Satanelli. Allora, cerchiamo di sentire gli amici collegati. La domanda è proprio questa: cosa c'è secondo voi dietro questo tam-tam del nome di Zeman che circola da diversi giorni? Vorrei partire da Totò De Leonardis. Totò. Ma intanto sta diventando già un tormentone, voglio dire, sono passati più o meno, sono 3 settimane che ne parliamo. C'è sempre questa direzione. Tra l'altro non è c'è molta chiarezza. Sappiamo bene, anche, voglio dire, che so, anche parlando del presidente Sebastiani, che proprio nella nostra trasmissione disse chiaramente che per lui Zeman non aveva futuro col Pescara. Dopo qualche giorno però abbiamo anche letto lo stesso presidente che diceva la scelta la farà Dell'Icaro. Cioè, sono tutte notizie che si accavallano e adesso le ultime sono, leggendo anche i giornali, di questa la società che sta cercando anche altri profili, e questa tra l'altro è una parola che mi spaventa, nel senso di trovare altri profili di allenatore. Io spero appunto che sia come l'ha descritta Andrea, nel senso che c'è questa storia del Foggia che potrebbe premere per riavere Zeman qualora cambiasse. Quindi secondo te il Pescara sta aspettando la risposta di Zeman, il quale aspetta una risposta da Foggia? Esatto, sì, mi sembra questa che sia la situazione, sia un po' questa, che è anche abbastanza singolare, voglio dire, nel senso che se la società, se il Pescara ha deciso di prendere Zeman, credo che non è che possa aspettare, voglio dire, dovrebbe essere una trattativa non combinata con queste situazioni tra Foggia, le strutture, cambi di società e via dicendo. Per cui per ora mi sembra tutto molto nebuloso. Questo modo di portare avanti questa trattativa. Adesso stiamo parlando, voglio dire, di un cambio tecnico in Serie C, non è che stiamo parlando della Champions, voglio dire, credo che minimo di. Io credo che appunto che se la scelta deve essere quella di Zeman, se è vero che Dell'Icaro decide, e credo che Dell'Icaro si sia espresso in maniera molto chiara, questa storia andrebbe risolta immediatamente, però non mi sembra, cioè o dentro o fuori, voglio dire, nel senso sì, che non sì. È che. No, altrimenti, questa è la mia altrimenti idea. Altrimenti Pescara, insomma, potrebbe sembrare anche un ripiego, no? Esatto, sì, voglio dire, non mi sembra, se la società punta su Zeman, poi potrebbe essere un problema economico, voglio dire, per quello che può essere il compenso di Zeman, però oltre questo io credo che quest'anno a Foggia Zeman aveva un contratto di 90.000 euro all'anno, sì, non è che fosse annuali, non sono cifre esorbitanti, appunto, voglio dire, io credo che l'unico ostacolo potrebbe essere questo, perché al di là di quello di Zeman, voglio dire, sappiamo tutto di come lavora, di come vorrebbe impostare, di come potrebbe impostare la squadra e via dicendo. Degli altri, per cui se uno prende questa decisione va avanti e anche certo, stringendo i tempi, perché non mi sembra che insomma che questa cosa sia produttiva anche per quello. Alla fine, se leggiamo i giornali, stiamo leggendo lo stesso pezzo tutti i giorni, voglio sì, dire, perché c'è poco materiale. Vorrei sentire Paolo Toro, che idea ti sei fatto, Paolo,
di questa lunga attesa, che poi è un'attesa che coinvolge intanto la società per eventuali sviluppi. Dell'Icardi sembra ormai arcinoto che sarà il nuovo direttore sportivo. Il tassello che interessa di più un po' tutti gli addetti ai lavori è sempre quello dell'allenatore. E Zeman sembra avvicinarsi, però questo avvicinarsi a cosa è legato secondo te? Ma io penso che intanto si debba dipanare la questione di Foggia, perché bisogna vedere anche contrattualmente se c'è qualche strascico contrattuale del rapporto di Zeman con la proprietà che ora è in, diciamo, in lite. No, il contratto era solo per un anno, quindi è scaduto e bisognerebbe eventualmente rifarne un altro. Se non prevedeva opzioni, se non prevedeva magari, potrebbe essere con Boscaglia. Come dice Andrea, sì, ecco, appunto, questo dovrebbe favorire, diciamo, lo sblocco di una situazione in una chiave tale da poter mandare Zeman in un'altra squadra e quindi a Pescara, perché è evidente che se hanno già sottoscritto un contratto con Boscaglia, a questo punto poi sarebbe anche per la loro proprietà è difficile gestire o comunque rescindere un contratto appena firmato col nuovo allenatore. Io ritengo comunque che, diciamo, il ritorno di Zeman sia un fatto molto suggestivo, molto interessante per la storia che c'è stata, per quello che vale, diciamo, questo tecnico che ha dimostrato soprattutto qui da noi, anche se sono un po' perplesso perché questi ritorni, e questo sarebbe il terzo, non lo so, mi lasciano sempre qualche perplessità. Però la situazione qual è? È che se potrebbe essere il profilo ideale nel caso in cui il Pescara non dovesse cambiare proprietà, come io credo che possa essere, e quindi Sebastiani ha detto che andrà avanti con una squadra di giovani, quindi incentrata esclusivamente sui giovani, e quindi con Dell'Icardi e Zeman potrebbe essere questa, si verrebbe a creare così una situazione sicuramente molto positiva per il futuro, per una programmazione futura fatta in questo tipo, perché se non c'è il cambio di proprietà sicuramente la Serie C verrà giocata con una squadra con profili molto giovani. Dell'Icardi e Zeman hanno dimostrato, tra l'altro, insieme, no, nel 2011-2012, quando ci fu la promozione, di sapere lavorare bene sia nella scelta l'uno che nella conduzione tecnica l'altro. Per cui stiamo mettendo tanta carne al fuoco anche sulle valutazioni tecniche, dopo le amplieremo. Vorrei sentire su questo primo giro, Francesco, cosa hai capito in queste ultime due settimane? È difficile capire qualcosa di quello che potrebbe succedere. Capire qualcosa mi sembra un pochettino azzardato e difficile. Io credo, mi sento di dire che si parte male, perché è Zeman che ha chiesto tempo per dire sì al Pescara per la vicenda di Foggia, o è la società biancazzurra che non chiude con Zeman per aspettare i nuovi soci? Quindi credo che Dell'Icardi e Sebastiani dovrebbero fare chiarezza, perché questo è un interrogativo che noi non lo sappiamo, credo che non lo sappia nessuno, se è Zeman che ha detto al Pescara ma aspettate, o a Dell'Icardi, perché il colloquio è stato tra Zeman e Dell'Icardi, oppure se è il Pescara che ha ancora qualche dubbio, o come ha fatto capire il presidente Sebastiani vuole aspettare l'ingresso dei nuovi soci. Secondo me sì, è una situazione poco chiara, e la sintesi è che si parte male. Benissimo, Riccardo Clinco, e poi potete intervenire quando volete, anche se tra poco ci sarà il primo collegamento. Riccardo. Ma io su Zeman sono sempre espresso, quindi non faccio nient'altro che ripetere la parola che ho usato l'altra volta, che per me sarebbe una follia riprenderlo, visto anche quello che ha fatto. La domanda è un'altra, a prescindere tema. Se piace o meno Zeman, perché poi ognuno alla domanda rispondo che comunque partiamo male, perché il presidente si è espresso che se fosse per lui non lo prende. Quindi già, in caso viene Zeman, abbiamo il presidente che non tradisce questo allenatore, ma che lo lascia, diciamo, in balia del direttore sportivo. Quindi che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo subito cominciare una stagione esaltante, perché alla minima, metti che non partiamo
Molto bene, già iniziano le prime contestazioni, le prime critiche. Generalmente quando si parte una stagione, che si parte all'inizio, quantomeno allenatore, presidente e direttore devono essere un corpo e un'anima. Già Sebastiani si è espresso molto bene, ha detto fosse per me non verrebbe mai, parliamo che ha detto il presidente, e quindi questa cosa mi sembra veramente assurda. Io poi ti ripeto, io penso e spero che non venga, ma al di là di quello che è il destino del Bari, cioè io, scusatemi, del Foggia, io non è una minestra riscaldata la seconda volta, quando abbiamo già visto che la prima volta è andata male. Dopo quindi, ci torniamo se può piacere oppure se è una cosa utile, ognuno, ripeto, soprattutto la città è divisa. Andrea, però in merito all'intervista di Sebastiani del quale parlava Riccardo, è vero che lui ha confermato il no, ma ha aggiunto anche che la responsabilità della scelta dell'allenatore passa nelle mani di Deli Carri. Ma lui per due volte ha detto per me no, e ha sottolineato quel per me, nel senso che se dipendesse dalla mia volontà, e poi chiaramente lui darà l'incarico, sta dando l'incarico o ha già dato l'incarico in pectore a Daniele Deli Carri. E se in questo caso ci sarà mandato al 100% al direttore sportivo di selezionare l'allenatore, in questo caso abbiamo pochi dubbi sul fatto che Deli Carri ha individuato in Zeman il profilo ideale per la prossima stagione. Dovrà essere una stagione di rilancio puntando sui giovani, quindi dal per me no a comunque l'affidare la squadra e quindi anche l'allenatore, la scelta dell'allenatore a Deli Carri. A quel punto quello che possiamo immaginare è che in futuro poi cosa accadrà, nel senso che poi quando si inizierà la stagione e sarà stata fatta la scelta, magari ricadrà su Zeman perché così ha voluto Deli Carri, poi si riuscirà a mantenere un certo tipo di equilibrio quando ci sarà qualche risultato che non andrà per il verso giusto. Però tornando a quell'intervista, e c'è un per me sottolineato. E no. Quindi chiedo a Totò De Leonardis, se dipendesse solo da Zeman, sei convinto che lui torna, anche perché altre alternative non ci sono, chiuso il capitolo Foggia, resta l'ipotesi Pescara, anche senza Pavone? Ma io penso di sì, voglio dire, anche perché un mese fa credo che abbia già espresso questa sua convinzione. Tra l'altro, parlando appunto, siccome anche Riccardo ha riproposto questo, io ripeto quello che ho visto nella carriera di Zeman. Zeman, quando arriva con la squadra, prende una squadra in corsa, fallisce matematico. Gli è successo a Pescara, per questo credo che non sia questo un punto fermo. Gli era successo a Brescia, gli era successo a Avellino, gli era successo a Napoli, l'anno in cui il Napoli retrocesse. Quando lui prende la squadra in corso, chiaramente il lavoro di Zeman lo conosciamo. Quando comincia a lavorare dall'inizio, tu sai, lo sai per certo che comunque questa era una squadra che gioca calcio, voglio dire, che ha delle idee chiare e via dicendo. Poi magari può crescere o non può crescere, però quello che abbiamo visto negli anni credo che sia stata proprio questa la caratteristica. Zeman ha bisogno di lavorare per dare il suo per dare quello che lui ritiene che la squadra possa tirare di fuori, e sicuramente in maniera molto chiara, nel senso che Zeman ha solo quel tipo di gioco, voglio dire, che tra l'altro quando funziona è entusiasmante. Per cui io credo che questa perplessità su Zeman, che è un ritorno, io credo che non sia una minestra riscaldata, scusami Riccardo, però proprio perché quell'anno lì la sciagura fu l'errore fu soprattutto la società che vuole riproporre Zeman a cambiato in corsa, ed è stato un fallimento. Cioè, chiaramente, riguarda la Serie A, però l'anno successivo in B partì dall'inizio, quindi anche in quella circostanza le cose non andarono bene, perché ci fu la salvezza poi targata
da Pillon a Venezia. Sì, ci fu la stagione 16-17, lui prese il posto di Oddo, poi fu confermato. Lì quale fu il problema? Evidentemente che quella rosa, dopo la retrocessione, un po' come è successo l'estate scorsa, era una rosa abnorme, c'erano 40 giocatori nel ritiro di Ghisondoli e poi Palena, e fu difficile smaltire questi giocatori, e anche quei tanti che rimasero non erano forse di quel profilo che Zeman voleva, perché c'erano tanti, tra virgolette, senatori. Aggiungo, proprio su questo fatto, tu Totò dici che non è una minestra riscaldata, ma come ti spieghi che ancora una volta a Pescara, o con l'avallo di Sebastiani o la scelta in questo caso del solo DS, c'è ancora un ritorno? Ci sono stati ritorni di Oddo, di Zauri, anche di Repetto, i ritorni di giocatori come Balzano, come Memusciai, come Maniero, però questi ritorni, a dire la verità, lo stesso Zeman tornò, allora lo abbiamo ricordato, ma questi ritorni non hanno mai segnato un miglioramento rispetto alla parentesi precedente, per tutti quelli che abbiamo citato poco fa, da allenatori, dirigenti e giocatori. Quindi vale la pena ancora una volta scommettere su un ritorno, Totò? Ma io appunto distinguerei tra ritorni, voglio dire, Conte il ritorno di giocatore, o Conte. Io credo che su Zeman, di Zeman sappiamo tutto e contrario di tutto, voglio dire, il suo modo, lo ripeto, quando lui ha imposto una squadra, ma l'ha fatto perfino a Foggia prima di arrivare a Pescara, che è partito da nulla, la squadra arrivò fino ai playoff, l'ha fatto quest'anno pure a Foggia, voglio dire, una squadra comunque che non era nemmeno tra le prime 10, che è arrivato ai playoff, anzi magari con i 5 punti di penalizzazione che ha avuto probabilmente avrebbe fatto anche un altro percorso nei playoff. E io credo che su questa non confonderei il fatto dei ritorni che ci sono stati, che sicuramente sono stati anche sciagurate gestioni, voglio dire, perché soprattutto quello, ma sulle caratteristiche dell'allenatore credo che non possiamo avere dubbi in questo momento, al di là di quello che può oltre essere che sulle caratteristiche, anche sulla, parliamoci chiaro, stiamo parlando di un allenatore che ha riscosso anche successo nella sua carriera, quindi ha vinto solamente due campionati di Serie B. Prego. Sì, vabbè, ha vinto due campionati di Serie B, tra l'altro con due squadre tre due ripetibili. Però Zeman è un allenatore particolare che predilige, ma ripeto, può piacere, non può piacere, però è un allenatore del quale si conoscono i pregi e i difetti, tutti. Un po' come tutti, però è Enrico, un po' particolare. Su Zeman possiamo dire che è un grande lavoratore, che è una persona molto seria, che basa tutto sul lavoro del gruppo, della squadra, ha tanti pregi, però se andiamo a analizzare il personaggio Zeman, è un personaggio che al di là di due campionati che ha vinto in B, un anno col Foggia, un anno col Pescara, ha avuto due squadre. La discussione va adesso sui risultati della carriera, perché ci vorrebbero altre tematiche per giudicare Zeman, perché qualcuno potrebbe dire anche Mazzone non ha vinto nulla, eppure Mazzone è un allenatore che ha salvato tante squadre, quindi i risultati poi non devono confondere il valore dell'allenatore. Cioè, Zeman, soprattutto a Pescara, poi per quel miracolo compiuto nel 2012 ha lasciato un ottimo ricordo per quell'episodio. Poi c'è la stagione che può anche andare male. Dicevi Totò qualcosa? No, dicevo che quelle squadre che con Zeman hanno dominato sia a Foggia che a Pescara, l'abbiamo capito dopo, voglio dire, il valore di quelle squadre, perché quando sono partite, anche quando è partito l'ultimo Pescara, non c'era assolutamente nessuna ambizione. Zeman, ma ognuno resterà giustamente della propria idea e della propria valutazione. Però Andrea, ecco, vorrei sentire Paolo Toro, chiedeva perché sempre su nomi già conosciuti. Ci sono tantissimi ritorni, lo stesso De Vicario, una situazione di comodo. Paolo, perché è una situazione di comodo. Paolo, scusami Riccardo, Paolo. Mi verrebbe da dire, da parte della società, forse perché ha poca fantasia nell'accettare sempre le stesse persone, si creano delle situazioni. Da parte invece di chi ritorna, è perché evidentemente Pescara viene comunque ritenuta una piazza seria, una piazza ambita, questo sicuramente.
Per quanto riguarda la questione di Zeman, sì, io pure ho qualche perplessità, l'ho detto prima, su questo ritorno, però bisogna anche dire che nel primo ritorno, cioè quello in cui prese un Pescara già retrocesso in Serie A, poi ha pagato pure lo scotto dell'avvio della Serie B con quell'ammasso di persone che contrattualmente si è ritrovato sul gruppone, e quello ha inciso molto, ma ha inciso non tanto sul lavoro suo quanto anche nei rapporti con il presidente, perché se non ricordo male non si lasciarono affatto bene. Ora il presidente dice sì, vabbè, allora lo sceglie, cercano in società, no, di separare le due figure, dice io faccio il presidente, il direttore sportivo in pectore e dell'Icarri se lo sceglie lui. Comunque Sebastiani, secondo me, una riserva di gradimento se la tiene sempre per lui, quindi alla fine magari passerà che lo sceglierà dell'Icarri e Sebastiani, quando e fino a quando rimarrà a fare il presidente e padrone della società, dirà va bene, la scelta di Carri, allora mi adeguo. Questa è okay. La situazione. E poi un'ultima cosa, è vero, Zeman con le squadre strutturate, le squadre che hanno già dei giocatori finiti, che hanno già un gioco, certe ambizioni eccetera, non è arrivato a grandi risultati, però ha dimostrato di saper lavorare bene dove può creare valore aggiunto nel materiale che gli viene messo a disposizione, e dove lui ha potuto creare valore aggiunto quando gli hanno messo a disposizione la squadra, quindi soprattutto una squadra di giovani, lui penso che abbia fatto bene, perché è un maestro di calcio, sarà un integralista, quello che certo. Vogliamo, farà solo un tipo di gioco, però sicuramente è un maestro di calcio che può creare valore aggiunto, quindi nelle squadre giovani, nelle squadre sicuramente costituiscono, diciamo, il posto dove può lavorare meglio. Ecco Riccardo, tu prima sui ritorni stavi iniziando dicendo questione di comodo, in che no, senso? No, ma guarda, ma in tutte queste situazioni ti dico che non mi piace, la vedo anche come una situazione di comodo di Sebastiani. Lui dice come se se ne lavassi le mani, ma non può essere così, cioè lui è il presidente del Pescara e lui deve essere il primo, essendo il capo azienda, a credere nei suoi collaboratori, cioè lui dice no, non lo voglio, però lascio fare agli altri, poi va male, non è stata colpa mia, va bene e ho indovinato bene a prendere il direttore, cioè mi sembra partire veramente in una confusione totale. E in più, inoltre, chi fa il mercato, cioè chi lo fa, dell'Icarri, cioè io tutte queste cose non certo sappiamo che lo fa dell'Icarri, il direttore sportivo sì. Nuovo lo fa dell'Icarri, sì, però noi sappiamo che a Pescara Sebastiani, per quanto riguarda, allora praticamente arriva dell'Icarri, fa il queste mercato, sono le voci da bar, scusami Riccardo, il mercato l'ha fatto sempre il direttore insieme al presidente, poi al bar lo fa Sebastiani, che va a prendere il giocatore, siccome non è un bar, perdonami, ma il direttore sportivo e il direttore generale fanno il mercato. Io non volevo dire questo, volevo dire Sebastiani è sempre stata una persona che ha sempre condiviso con il direttore i giocatori, sì. Per questo che se già sull'allenatore lui non è d'accordo, mi domando sui giocatori che prenderà, anche perché sono giocatori con delle caratteristiche particolari, quelli di Zeman, devono essere giocatori giovani, veloci, che hanno voglia di lavorare, cioè, e questa è una competenza di dell'Icarri, perché se lui torna, si rimette in gioco anche dopo le ultime vicissitudini, quindi non è che viene a Pescara per l'esigenza di una squadra giovane, penso che sia un'esigenza che arrivi, sia un'indicazione che arriva dall'alto, più volte l'ho detto lo stesso Sebastiani, poi dell'Icarri evidentemente individua in Zeman il profilo migliore come allenatore per sposare questa politica. A meno che, Riccardo, tu non pensi che veramente il mercato lo faccia il presidente? Perché no, lecito, se ti pone la domanda vuol dire che hai questo dubbio. No, io mi sono espresso male. Io dico, nel momento in cui il presidente dice io non voglio questo allenatore e c'è un direttore che poi andrà a prendere dei giocatori che sono consoni al gioco di questo allenatore, potrebbe essere anche che non è d'accordo, perché sono anche giocatori che devi prendere di valore, perché i giocatori, Immobile arrivava dalla Juventus, faccio un esempio, quando per ricostruire una squadra
Non giocava, ha veramente avevo sostituito due partite in tre anni. Aveva giocato la Champions Immobile. Ma quale Champions? Ma non scherzare, ha fatto mezz'ora. Del Piero, prima della Pescara, un quarto d'ora in Champions League. Vabbè, non insistere. Immobile è arrivato tra l'altro come riserva di Maniero, per dirti, quindi non è che ci avesse questo pedigree che mi stai dicendo tu. Immobile non era nessuno, voglio dire, quando è arrivato, non che ha giocato in Serie A, così come non era nessuno Insigne, che aveva fatto un campionato a Foggia, e tutti gli altri via dicendo, ma anche il portiere Anania che nessuno conosceva. Cioè, voglio dire, io quello che discuto, è questo: se tu decidi di andare su, si parla tanto di profilo, se decidi di partire con Zeman, voglio dire, la prima nome che è uscito è questo. Devi prendere dopo giocatori adatti a Zeman. No, ma non dico questo, non dico solo questo, dico dopo. Cioè, non puoi mettere Zeman oppure De Rossi, che è principiante, sono due cose molto diverse. Se tu hai un'idea di partire in un certo modo, dopodiché questi famosi profili sono profili, l'abbiamo già visto l'anno scorso, i famosi profili, abbiamo visto tanti profili assurdi, non ha senso. Se tu invece di Zeman non ne parli per niente, allora vai a scegliere il profilo, altrimenti devi scegliere una cosa più o meno simile a quello che tu pensavi di avere, ma non è che ce ne siano tanti, voglio dire, io questo che discuto non è, cioè, mettere a confronto, cioè, tu parti con l'idea di perché Zeman lavora con i giovani, Zeman ha fatto vedere quello che ha fatto vedere nella sua carriera con i giovani, lavorando dall'inizio, dopodiché dici, però vedo pure ci sta un altro profilo. Francesco, vuoi intervenire prima che andiamo in pubblicità? Francesco. Sì, velocemente, aggiungo un altro aspetto che in pratica è quello che ho detto prima con personaggi diversi, ma scusate, ma vi sembra normale che si parte con, io mi auguro intanto che Zeman torni a Pescara, lo ripeto sempre, ma mi sembra normale che si parte, se viene Zeman, con un allenatore che il presidente, perché anche se arrivino i soci, il presidente sarà sempre il socio di maggioranza e quindi sarà quello che dovrà far fronte più degli altri da un punto di vista economico, non vuole questo allenatore. Io questo vi chiedo, vi sembra una cosa normale? A me personalmente non sembra normale ed è fuori da ogni logica. In più, sapendo come Zeman, prima stavo pensando, mi è venuto in mente Benali, ma ve lo ricordate? Può essere Benali o Benali un giocatore adatto a Zeman? E questo voglio rispondere a quanto prima si faceva il paragone con l'avventura di Zeman, l'ultima e la penultima. Adesso parti quasi da zero, devi prendere i giocatori, penso che nessuno meglio di Dell'Icardi lo sa come lavora Zeman, giocatori adatti, giovani, e giocatori adatti a come gioca Zeman. Non ricominciamo con il trequartista, con la mezza punta e con tutte le altre cose. Sai come gioca Zeman, devi prendere i giocatori adatti a Zeman. Ma ripeto, questo mi sembra scontato, conoscendo ovviamente. Scontato. Ripensiamo un po' all'ultima avventura di Zeman, quando ricordavate i 40 giocatori. Quanti ce ne stavano in quei 40 di giocatori? Lì era diverso perché forse ce n'erano troppi, però giocatori con le caratteristiche c'erano. C'erano giocatori, lì poteva scegliere tanto, forse c'è stata un po' di confusione nell'allestire la rosa, però ce n'erano tanti con caratteristiche anche adatte, però poi non tutte le stagioni ovviamente sono uguali. E ripartiremo dopo la pubblicità con altri ospiti e soprattutto se c'è qualche situazione che si può paragonare alla vecchia coppia Scibilia-Galeone. Scibilia più volte richiamava Galeone, tecnico che non amava, però alla fine lo riportava e alla fine arrivavano anche i risultati. Qualche analogia? Sentiremo tra poco gli amici collegati. Andiamo in pubblicità, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali.
Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, Corso Umberto I 310, Montesilvano. Parlare con i tuoi amici, sentire il suono delle loro risate e in lontananza il rumore del mare. Ascoltare i consigli di chi condivide la tua passione, il tuo lavoro. Rispondere con sicurezza ai loro dubbi. Tutto questo è più vicino di quanto pensi. Perché i professionisti dell'Udito Maico sapranno guidarti verso la soluzione più adatta per il tuo benessere. Da più di 60 anni facciamo del nostro meglio per farti sentire bene. Ritrovare il piacere di ascoltare è semplice. E tu? Cosa aspetti? DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 21:40, rientriamo in diretta dallo studio centrale di TV6, stavamo parlando appunto del momento, della situazione in casa a Pescara. Proprio oggi è stato un lunedì ricco di appuntamenti, di impegni in società con il presidente Sebastiani Delicari al lavoro su diversi fronti. Ci eravamo lasciati con un interrogativo, se c'era qualche analogia. Tra poco entrerà un ospite, lo intravediamo. Allora, Totò, qualche analogia sulle vecchie situazioni con Scibilia che richiamava spesso Galeone? Beh, sì, penso abbastanza, voglio dire, perché insomma le prime anni di Scibilia Galeone non è che siano stati non andassero molto d'accordo, nel senso che erano molto distanti. Là però più che altro quello che penso io era più che altro magari una gelosia da parte del presidente, anche perché Galeone un po' era il leader della piazza e lì questo contrasto venne fuori durante. Però nonostante questo la squadra divertiva, faceva risultato, anche se si punzecchiavano spesso, vuol dire, quindi la convivenza è stata perfetta. E dopodiché, una volta esonerato, poi con lo stesso Scibilia richiamato, ricordi al posto di Mazzone, perché quindi era, io credo che non, questo rapporto, anche diciamo chiamiamolo di odio amore,
non è che abbia portato degli sconquassi all'interno di questo rapporto, perché quello che ricordiamo appunto Cibiglia come un presidente comunque che è arrivato anche lui in Serie A con la squadra, dopo tra l'altro ha avuto tantissimi anni di gestione. Ecco, di prima Francesco ha dichiarato che la scelta è legata anche alle eventuali novità a livello societario, no Francesco, dicevi questo prima? Sì, beh, è ovvio, d'altronde il presidente sta cercando di concludere, bisogna vedere i nuovi soci, quelli che dovrebbero prendere il 35%, come la pensano. Giustamente Sebastiani, per una forma di correttezza e di rispetto per i nuovi, forse vuole aspettare anche per quello, perché altrimenti non si spiega, al di là della vicenda, il problema giù a Foggia, non si spiega perché dopo un mese, poco più o poco meno, che si parla di Zeman a Pescara sì, a Pescara no, Zeman resta a Foggia e tutto il resto, ancora non si arriva a una decisione. Quindi l'ingresso dei nuovi soci è importante. Ecco, dimmi. No, voglio dire, vabbè, ma se sono i nuovi soci, questi attualmente sono dei fantastici, voglio dire, nessuno li conosce, non sappiamo vabbè, chi sono. Ma io no, mi fido di quello che ha detto il presidente. Benissimo, non è che sia condizionante, voglio dire, non può essere questo condizionante, anche perché la società, Sebastiani, continua ad andare avanti con il suo lavoro, nel senso che prende degli incarichi, non è che deve aspettare, secondo me, il placido di questi di questi nuovi che nessuno conosce. Io non credo che non sia questo il punto, non è che non sia questo a frenare, altrimenti non dovrebbe fare nulla. Il presidente ha dichiarato più volte il presidente ha dichiarato determinate decisioni le prenderanno i nuovi soci, forse intendeva dire i nuovi proprietari, quando si pensava che ci sarebbe stato un passaggio completo da Sebastiani a un gruppo nuovo al 100%. Intanto sta per entrare in diretta l'agente FIFA Donato Di Campli, dalla regia mi avviseranno quando è pronto il collegamento. Qui un po' tutti cerchiamo di capire cosa sta succedendo all'interno della struttura societaria e di conseguenza anche per i movimenti con i vari allenatori. Allenatore Andrea, dimmi Totò. No, la cosa buona, voglio dire, altrimenti sembra di stare su scherzi a parte, nel senso che la società in questo momento, cioè, sta lavorando dell'Icarri, ha dato il compito a lui, anche se non è ancora ufficiale, dell'Icarri contatta gli allenatori, sì, eccetera, ci stiamo prendendo in giro tutti, oppure è una cosa vera questa qui. Io credo che sia una cosa vera, non è che sta aspettando il gruppo che arriva e poi decide. Questo mi sembra, cioè, una cosa fantasiosa, altrimenti o è fantasioso quello oppure ci stanno prendendo in giro tutti quanti con questa storia, no? Voglio dire, che delicare cooperativo che va a contattare gli allenatori, che comincia a pensare alla squadra e via dicendo, però dobbiamo aspettare gli altri soci. Mi sembra una ricostruzione poco credibile. Andrea, siccome vedo Donato Di Campli che sta provando ad entrare, in pochi secondi, eccolo qui, finalmente lo vediamo. Buonasera Donato, ben rivisto. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Proprio al buio totale. Sono in una zona dove purtroppo sulla costa dei Trabocchi prende proprio la linea è ottima, però allora, se ti sposti un po' verso il faretto sei più illuminato, perché tu hai creato una situazione bellissima, elegante. Eccoti qui, fermati lì, bello. Siamo in diretta, quindi Donato Di Campli dalla sua location ci darà forse un po' di supporter. Allora Donato, la battuta è di Andrea Costantini. Che idea ti sei fatta? Anche perché Donato tra poco si collegherà un amico nostro, un amico tuo, quindi prima sentiamo la tua versione su quanto sta accadendo ovviamente intorno al Pescara, perché questa sarà una settimana decisiva per gli eventuali, sottolineo, eventuali sviluppi societari, poi la ratificazione di Daniele De Licari e poi la scelta dell'allenatore con Zeman che sembra più vicino. Tu sai qualcosa di più, qualcosa di nuovo? Cosa sai? Guarda, quello che sanno un po' tutti quanti, sapete che Sebastiani
non parla molto e non parla soprattutto con i giornalisti. Io ho sentito Daniele Licarri pochi giorni fa, chiaramente c'è una trattativa in corso, non definita. C'è questa possibilità che lui torni al timone della guida tecnica della squadra. La ritengo una scelta ponderata, soprattutto ritengo che il passato debba essere taciuto, perché ci sono perché se non sdoganiamo Daniele Licarri non dobbiamo chiudere con il calcio, perché tutti quanti hanno avuto problemi in questo mondo del calcio negli ultimi 30 anni e credo che se Sebastiani scelga De Licarri e De Licarri abbia pagato per quello che ha fatto, è giusto che lui ricominci. Tutto questo astio non lo vedo, soprattutto per coloro che pensano che guidare una società sia molto semplice. Basta vedere in tante piazze importanti in tutta Italia dove il calcio finisce per problemi societari. Io dico che non credo in queste trattative del presidente Sebastiani, anche se lui ci ha abituato sempre a delle sorprese, che senza Sebastiani è difficile fare calcio a Pescara, ma non perché non ci siano persone in grado di mantenere una squadra di calcio, ma perché non sono interessate proprio. No, comunque una precisazione, la valutazione sul passato di De Licarri non è stata nemmeno citata nelle nostre trasmissioni, perché come dici tu, ma come io lo dico ugualmente, perché molte persone non lo dicono, ma io lo penso e lo dico, perché no fai bene, però non interessa più di tanto quanto è accaduto altrove. Sì, ma io sento sempre in giro questa tiritera, capito? Quindi è giusto anche dire le cose come stanno. Se uno viene condannato e uno paga per quello che ha fatto, è giusto che ricominci. Senti Leonardo, invece su queste voci che riguardano Zeman, che ne pensi? Guarda, io credo che sia Pescara sia la sua alcova buona, soprattutto perché io credo che il Pescara abbia tanti giovani in rampa di lancio. Giovani, forti, e quindi quale migliore piazza e quale migliore allenatore per potergli lanciare. Io credo che l'idea del presidente sia proprio quella di lanciare i suoi giovani forti che ha nella squadra, che hanno già esordito in Serie C, che hanno giocato una stagione in Serie C, e mettere qualche pezzo importante che possa dare una mano a lui. Ecco, però tu hai sentito sicuramente le interviste che ha rilasciato il presidente Sebastiani. Se dipendesse da lui, Zeman non sarà l'allenatore del Pescara. Poi ha delegato De Licarri nella scelta. Cosa sono? Sono strategie? Sono dei pistaggi? O c'è dell'altro secondo te? Guarda, nel calcio si dice tutto il contrario di tutto. Se c'è il nome di Mr. Zeman vuol dire che è sul tavolo, altrimenti non sarebbero le smentite da parte del presidente, dei diretti interessati, soprattutto del Boema, che non è che le manda a dire, credo che tutti i giornalisti abbiano parlato con lui e lui avrebbe smentito se non ci fosse stata una trattativa. Quindi, come diceva Totò De Leonardis, non è che siamo su scherzi a parte. Se c'è una trattativa con Zeman, poi può piacere, non è di alto gradimento per qualcuno, però è una decisione presa in maniera corale, no? Donato, sì, non siamo su scherzi a parte. Sì, ci sono. Dicevo così, è chiaro che la decisione è presa principalmente dal presidente Sebastiani, che è lui che firma il contratto, non lo firma nessun altro. Se dovesse essere Zeman è perché lo sceglie anche lui, quindi non credo che sia pazzo fino a questo punto. Ecco, quindi chi è che vuole intervenire per dare ancora più forza anche al pensiero di Donato Di Campi? Perché è vero, Sebastiani lo ha dichiarato, no, Andrea, proprio al tuo microfono,
ma può essere almeno due volte, tante volte, non un paio di volte. Può essere un depistaggio. Chi vuole intervenire? Non so, Paolo, Toro, Totò, Francesco, potete parlare liberamente senza. Ma io non. Se... Francesco, forza. Vai, Paolo. No, velocemente. Se un depistaggio. Non lo sappiamo. Spiegherà certo. Magari dopo il perché. Perché ripeto, non è normale ripartire con un allenatore non gradito al presidente. Secondo me è una questione normale. In qualunque azienda il proprietario mette un direttore generale del quale non si fida o che non gli piace, avendoci tra l'altro già lavorato insieme, meno che dopo Sebastiani ha voluto dire così, e dopo sarà contento di lavorare con Sebi. Donato, puoi aiutare Francesco, puoi aiutare noi anche a capire perché può succedere questo? Ma io credo che non succeda nulla di tutto questo. Io credo che, secondo me, loro in testa hanno un'idea ben precisa, la stanno percorrendo. Ormai siamo agli sgoccioli, non è che si può aspettare più di tanto tempo, anche perché bisogna iniziare a programmare la stagione, vedere chi resta, chi parte, e soprattutto non fare gli errori del passato. Quest'anno credo che si abbiano come dire, non siano le difficoltà dello scorso anno con tanti esuberi, si potrà lavorare tranquillamente in un calciomercato e conformare questa squadra a quanto richiesto dall'allenatore. Paolo Toro, vuoi chiedere qualcosa a Donato Di Campi? Ti ha convinto questo? Sì, volevo chiedere a Di Campi, può darsi che si sia verificato questa situazione finalmente, cioè, come devo dire, una specificità nei ruoli, una diversificazione nei ruoli tra presidente e direttore sportivo, nel senso che il direttore sportivo nuovo avrà diciamo carta bianca tra virgolette per impostare la nuova squadra e quindi sceglierà lui il nuovo allenatore, e l'allenatore per Di Campi sembra che il primo nome sia quello di Zeman. Poi il presidente chiaramente dovrà ratificare, non so se in questo caso si potrà trattare di buon viso a cattivo gioco, ma io penso che sia una di questo tipo. Ecco, volevo sapere che. Scusate, ma voi vi ricordate quello che è successo quando è andato via o no? Cioè, sì, ma... dimmi Donato, dimmi, sono qua, dimmi. Anche io col presidente Sebastiani. Certo, e adesso un ottimo rapporto, non significa proprio nulla questo. Assolutamente nulla. Tra persone intelligenti ci si chiarisce. Scusami, si Donato, no, perdonami. Esperienza personale, capito? Ti voglio dire. Quindi io credo che in tutte le famiglie c'è sempre un punto d'incontro. Donato, hai ragione. Ricordiamo scusami Andrea, dopo vengo da te. Okay. Francesco, poi Andrea. Francesco. No, velocemente, Donato, è giusto quello che dici, tra persone intelligenti, e queste sono persone intelligenti, ma allora mi devi dare una risposta. A me se non concesso che lo puoi dare, perché secondo me è un interrogativo senza risposta. E allora perché Sebastiani ha detto per me Zeman no? Ma perché chiaramente probabilmente ci sono problemi nella costruzione della squadra. Sapete che Zeman vuole determinati giocatori, determinate persone. E certo, chiaramente si discute come in tutte le cose. Credo ormai siamo quasi alla fumata bianca, non è che bisogna attendere tanto. Io non sarei meravigliato di questa attesa. Quindi io credo che l'allenatore del Pescara deve essere uno che valorizza i giovani, perché il Pescara ne ha tanti, e l'unico che in questo momento può fare al caso del Pescara, secondo me. Scusa, posso fare una domanda? Un attimo Riccardo, c'è la prima Andrea che stava... Sì, saluto Donato. Però Sebastiani, quando gli è stato chiesto di Zeman, lui ha detto contano anche i rapporti personali e quindi per me è no, come a voler alludere al fatto che questi rapporti non sembrerebbero ricuciti. Poi magari, come dicevamo prima, se è un depistaggio e magari questi rapporti si sono ricuciti, questo lo scopriremo, però l'allusione è stata fatta. Sì, ma ti ho detto, questo nessuno lo può sapere. Intanto saluto l'agente assicurativo dei calciatori di Zampacorta. Buonasera Dino, aspetta che adesso veniamo anche da te. C'è il tuo amico Donato Di Campi che ci sta illustrando la situazione. Ti ho detto, questo nessuno lo può sapere. Intanto saluto... l'unica cosa che devo salutare
perché ho un appuntamento. Sì, 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 no, volevo solo concludere questo discorso che stavi facendo, Donato. Stavo dicendo così, c'è un solo modo per mettere a tacere le cose, sedersi a tavolo. E se i due si seguono al tavolo vedrai che troveranno una soluzione. Donato, grazie per il collegamento, il supporto che ci hai dato sempre dalla tua bellissima location. Un saluto da parte di tutti gli amici collegati, buona estate e buon lavoro. Grazie. Donato Il Campi. Grazie. Allora, grazie. È entrato l'agente assicurativo dei calciatori Dino Zappacorta. Ci sei, Dino? Buonasera. Non lo sentiamo però. Allora, stava dicendo prima Riccardo, forse voleva fare una domanda. Buonasera Dino. Volevo solamente chiedere, ma può rispondere anche Dino, Totò. Volevo domandare, ma in caso Zeman fallisce, chi lo licenzia? Dell'Icarri o il presidente? E seconda cosa, se fallisce va via anche dell'Icarri? Domanda. Chi vuol rispondere? Totò, ci provi tu a rispondere? Totò? Sì. Audio non ne abbiamo. Sì. Ce l'ho? Ecco. Sì. Noi stiamo parlando di cose ogni tanto, cioè ricordiamoci un po', siccome ho fatto il cronista nella mia vita, allora Sebastiani ha dichiarato in televisione, da noi, ha detto se fosse dipendesse da me non lo riprenderei. Una settimana dopo Sebastiani dice l'allenatore lo sceglie Dell'Icarri. Il giorno dopo Dell'Icarri ha il colloquio con Zeman, voglio dire, e dopodiché anche con l'altro allenatore del Monopoli. Quindi stiamo parlando di storie superate, nel senso che, voglio dire, ho detto una bugia prima, l'ha detta dopo, oppure probabilmente c'è un altro modo di vederla questa storia. Per cui io non riesco a capire questa storia cioè non capisco perché non si riesce a chiudere. Allora o ci sta un problema, non può essere il problema Zeman, voglio dire, stiamo giocando su questa storia, anche perché, voglio dire, se tu decidi di prendere Zeman, dopodiché non puoi mettere sull'altro piatto della bilancia Aquilani con tutto il rispetto, De Rossi con tutto il rispetto. È anche vero, Totò, scusami Totò, è anche vero che però questi nomi non sono usciti dalla stanza dei bottoni del Pescara, quindi dalla fantasia. Sono usciti dall'entourage, voglio dire, non è che i colleghi non tutti, qualche nome è stato proprio inventato. Perché Totò, tu hai i capelli bianchi, sebbene che una volta quando usciva un nome era legato alla raccolta di dati, oggi si buttano nomi così giusto per vendere. Non lo so, questo non posso dirlo, perché è stato venuto fuori da un collega, per cui con tutto il rispetto per il lavoro di tutti, però qualche nome è stato letteralmente inventato. Il discorso che sto facendo io, cioè, sembra che questa storia si sta montando un caso Zeman prima che venga fuori, cioè nel senso che voglio dire, è chiaro che la scelta di Dell'Icarri, e quindi ovviamente anche della società, è quella di puntare su Zeman o su un profilo diverso. Questo benissimo è stato detto. Allora, però noi partiamo da qui, voglio dire, noi partiamo da una cosa, certo. Noi, poi ognuno di noi dice, oddio, a Riccardo non piace, allora a me piace, andiamo avanti con questa storia. Ma non è quello il punto, noi stiamo a fare la cronaca di questa storia, certo. Qui, non dando un giudizio magari su quello che può essere stata la carriera, in tutti i modi, ma non andiamo sullo spiccio, voglio dire. Sono pienamente d'accordo. Avete capito. Ecco, va bene. Dino Zappacorta è entrato ora, ha raccolto le prime impressioni, siccome ha aspettato tanto e ha un tavolo da biliardo, la piscina alle sue spalle, no, può perdere 3-4 minuti, la piscina può perdere 3-4 minuti, andiamo in pubblicità e poi ripartiremo proprio da te, a tra poco. Notti d'Oro, in corso Umberto I 310 a Montesilvano, ha aperto un nuovo store di oltre 1000 metri quadrati di materassi dei migliori brand internazionali. Dorelan, Dorsal, Simmons, Manifattura Falomo. Inoltre troverete una vasta esposizione dei migliori marchi, quali Bontempi, Noctis, Le Comfort, Samoa. Da Notti d'Oro conviene. Notti d'Oro, corso Umberto I 310, Montesilvano.
DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Dal 1970 Time Rivestimenti è un'azienda sempre all'avanguardia nel settore delle ristrutturazioni generali, interni ed esterni in tutta Italia. Realizziamo per privati ed aziende lavori di rifinitura di ogni genere, ristrutturazioni chiavi in mano, attività commerciali, impianti sportivi, impianti idrici ed elettrici, arredamento su misura, controsoffitti e cartongesso, isolamenti termici ed acustici, strutture esterne, pergotende e tetti in legno, arredo urbano in genere. Su tutti i social trovi sempre online le nostre novità. Contattaci su timerivestimenti.it. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ore 22:07 minuti, ultima fase della nostra trasmissione. Dunque, ripetiamo, questa settimana sarà decisiva per conoscere il nome del nuovo allenatore. Torniamo collegati con i nostri amici e risalutiamo l'agente dei calciatori, Dino Zappacorta. Buonasera di nuovo a Dino. Non so se hai sentito i primi commenti quando ti sei collegato su queste giornate che sono povere di notizie, perché siamo tutti in attesa di avere un riscontro più preciso. Allora, ecco, ti stanno venendo a disturbare. Partiamo subito da Zema, perché si è parlato di lui, finora è un tam-tam che va avanti da diversi giorni. Qual è la tua idea? Una cosa fattibile secondo te, conoscendo il presidente Sebastiani, conoscendo De Licarri, si può fare o no? Io non sono nessuno per dire se si può fare. Zeman o è amato o è odiato. Io personalmente lo amo, altri lo odiano, non capisco se Sebastiani lo ama o lo odia. E già lì ho risposto. Ma io volevo fare un'altra domanda, no? Si parla di De Licarri, ma De Licarri non è stato ufficializzato, quindi certo, può accadere tutto il contrario di tutto. Poi, certo, che io sappia, nel mondo del calcio oggi come oggi ci vuole una chiarezza infinita. Hai ragione quando dici questo, però in settimana verrà ufficializzato De Licarri. D'altronde c'è stato anche un viaggio con il presidente verso Firenze, la riunione di Lega. E lo stesso presidente ha detto che nei prossimi giorni verrà ufficializzato. Perfetto, benissimo. Allora, questa è una notizia che io apprendo da te in questo momento. Bene, quindi il direttore viene ufficializzato e il calcio, generalmente, l'allenatore lo sceglie il direttore con l'avallo del presidente. Quindi, ha detto anche questo, infatti. Come? Ha detto anche questo nell'intervista, che l'allenatore lo sceglierà De Licarri. Perfetto, con l'avallo del presidente, ovviamente. Quindi se l'orientativa è andare su Zeman, io personalmente sono d'accordo, perché è risaputo che Zeman non chiede Ibrahimovic in squadra, ma chiede tutti i ragazzi di prospettiva. I ragazzi di prospettiva forse lo diventeranno, ma oggi non hanno un costo esagerato alle portate della Pescara Calcio, con la speranza che si ripeta il miracolo del 2012. La vedo complicata.
molto infatti Dino, le complicazioni che hai tu le abbiamo un po' tutti e molti ospiti che sono collegati insieme a te ci hanno finora detto ma come può tornare Zeman se Sebastiani ha detto più volte per me è negativa la risposta su Zeman, però delego dell'Icarri, quindi questa convivenza come sarà possibile? Io ho sentito nel calcio adesso marginalmente, perché la verità è questa, marginalmente, ma sono 35 anni che ci sto, non mi stupisco più di nulla, ma proprio di nulla, perché non è che siano lasciati proprio tanto d'amore, insomma, con Zeman all'epoca, no? Però, ripeto, ci sta tranquillamente che solo gli asini non cambiano idea, no? Quindi adesso bisogna vedere se l'idea l'ha cambiata Sebastiani su Zeman o Zeman su Sebastiani. Se si risposano, mi auguro che questo sia accaduto, altrimenti la vedo ancora più complicata di quanto penso. Infatti non so chi, credo di ricordare Klinko e Di Francesco, hanno detto così facendo si parte male. Correggetemi se ricordo in maniera errata. Sì, hai perfettamente ragione. Okay. Si parte malissimo, non male, malissimo. Ma soprattutto, perdonami Dino, mi rivolgo a te, io la vedo un po' come una situazione di comodo. Cosa vuol dire questa cosa? Cioè io sono il presidente, il capo dell'azienda, prendo un dirigente in cui non crede e dice ma lo avalla un altro dirigente. Mi sembra una roba da fuori di testa, che non ha logica. Io parto per fare un campionato dove devo cercare, perché noi abbiamo l'obbligo, perché noi ci chiamiamo Pescara, di tentare di risalire in Serie B. Giusto? No, scordatelo, no, io non me lo scordo. Io sono il Pescara e io devo risalire in Serie B. Ogni anno è il mio minimo risultato quello di puntare alla promozione, perché io non sono il Bisceglie, sono il Pescara e perdonami, delle squadre titolate della Serie B, del Girone B, della Serie C, del Girone B, sono con la Reggiana forse quella più indicata nel salire. Perfetto. Quindi io devo fare una programmazione di un parto con un uomo che ha 75 anni, con tutto rispetto al primo amico Totò che gioca ancora benissimo a pallacanestro, ma tu fai la programmazione con un uomo di 75 anni, perdonami, mi sembra veramente, lo ripeto, una cosa che non ci sta, sembra che esista solo questo allenatore in mezzo a 15.000 allenatori, ma siamo, è questo che non capisco, ma adesso deve arrivare Zeman, come se Zeman fosse Mourinho, non è Mourinho Zeman, non è Capello, non è Guardiola, è un buon allenatore, io dico anche un mediocre allenatore, perché la vita ha vinto bene, ma non esagerato di Serie B, ha fallito ha fallito a Roma, a Lazio, no, Riccardo, ha adesso non dobbiamo parlare sui pensieri personali, noi dobbiamo no pensieri personali, io ho detto quello che ha vinto Zeman, cioè due che di Serie dobbiamo B. Fare cronaca sulla situazione attuale senza ma io pensare... quello che intendo dire, perdono, ma dobbiamo ripartire da un uomo del genere. 75 anni, una programmazione tu la devi fare per una squadra di 2-3 anni. Andiamo, io non vedo. Ragazzi. Ma perché può morire? Prima? Ma che calcio stai a dire? Ma che calcio stai a dire? Porco Giove, ma che calcio stai a dire? E parla normale. Sì, no, guarda, ma sì, ma tu ti voglio, dai. Andiamo avanti con questa storia. C'ha 75 anni, pure Stanley c'ha 75 anni, dai, è allenato. Ma che stai dicendo? Dai, ma parliamo di cose serie, dai, su, e dai. Ma dai, comunque, vabbè, dai, ognuno dice la sua. Manteniamo la calma, perché tanto siamo a fine. Ho capito, stagione. Ma la mia, io non mantengo la calma quando non lo mantiene lui, è una mia risposta. Scusami, non è che non mantengo la calma perché sono matto. Vuoi dire, quello che sta dicendo Riccardo sta fuori dal mondo e allora reagisco, tutto qua. Ecco. No, per i toni, 75 non, anni. Non per i contenuti. Ma i toni, guarda per che i toni erano uguali a quelli di Riccardo, scusami. Anzi, molto peggio, perché addirittura dice che uno a 75 anni dove cazzo va? Ma io non lo so, io ma, non lo so che ci avete. Riccardo, vuoi rispondere tu? No, vabbè, no, io ho 77 anni, lasciami perdere. Dai, Riccardo. Lasciami stare che ho 77 anni. Dai, ma su, dai. Allora, Dino, parliamo di cose tecniche. Fugare tu i dubbi di Riccardo? Ma guardate,
Adesso a me mi dispiace che Totò si sta arrabbiando, ma so che è una persona intelligente. Ah, quindi... Ma Totò è così. No, dico è caliente, quindi mi sta bene. Che resisto, perché non dico solo io parolacce, quindi mi sta bene. Ah, c'ho l'età, ragazzi, sopportate. Vai, Dino. Totò. Ciao. Allora, io dicevo, volevo solo dire una cosa, adesso non mi addentro, Zema, che ne avete già parlato, voi ne state parlando voi. Però sentiamo malissimo l'audio di Zampacorta, come mai? Allora, dicevo, avvicino un attimo. Eccolo. Allora, dicevo, ne avete parlato voi di Zema, la mia, l'ho detto, la posso così. O si ama o si odia. A me personalmente piace, ma piace così quanto può darsi che alla quinta giornata abbiamo 0 punti. Punto, finito, ci può stare. O ne abbiamo 15, non c'è una via di mezzo. Questo è il mio pensiero. Ma io volevo invece focalizzarmi su un'altra cosa. Noi sappiamo che il nostro amico, il mio amico Daniele Sebastiani, purtroppo, e dico purtroppo, è inviso a tutta la città sportiva. Cioè nessuno, cioè in tanti, non nessuno, in tanti lo contestano e tutto quanto. Quindi adesso bisogna, secondo me, fare chiarezza. Ossia, mettere dei punti fermi. La Pescara Calcio non l'ha comprata nessuno. Questa è la verità. Forse ci sono delle persone che vorrebbero entrare nell'organigramma della Pescara Calcio, ma se dovessero entrare non entrano per comandare, come ha fatto Redbird col Milan, e Taylor, quanto vuoi, fuori, metto Cardinale e fuori tutti quanti. Questo non avverrà a Pescara. Quindi già si potrebbe ripartire con un handicap di questo genere a livello di atmosfera. Mi dispiacerebbe che la prima amichevole a Palena ricomincia il solito coretto contro il nostro amico Daniele Sebastiani. Questo mi dispiacerebbe molto, perché se nessuno compra la società, certo non è colpa di Sebastiani. Evidentemente qualcuno mette zizzania, ma Sebastiani vuole vendere. Se nessuno compra, evidentemente non c'è nessuno. Se poi pensano che lui la regala, allora è un altro discorso. Neanche io lo farei. Quindi partiamo da questo presupposto, che Daniele Sebastiani, volente o nolente, sarà ancora al timone della Pescara Calcio e sarà il proprietario della Pescara Calcio. Quindi essendo il proprietario della Pescara Calcio, pur essendo una squadra di calcio, patrimonio della città, quello che vogliamo, ma le firme, le fiduzioni, i debiti o i sorrisi ce li ha il presidente. Detto questo, mi dispiacerebbe perché tutta questa manfrina, perché mi dispiacerebbe veramente ripartire col solito coretto già dalla prima amichevole di Palena, perché questo andrebbe a incidere su tutto e dico tutto il risultato sportivo probabile, in negativo o in positivo. Se noi cominciamo a discutere animatamente, come è bello che sia, perché chi ci sta guardando da casa vuole anche questa cosa qui, altrimenti cambia canale, dobbiamo dire le cose come stanno, e questo secondo me è una pura verità. Poi il discorso allenatore, come hai detto Riccardo, qua io devo non contraddirti, perché alla fine non hai detto tutte stupidaggini, solo dici tutti stupidaggini, scherzo. No Riccardo, allora devo contraddire, perché negli ultimi 6 o 7 anni il Pescara ha cambiato 254 allenatori, cioè non c'è solo Zeman, ne ha cambiati veramente, adesso ovviamente ho fatto un numero per ridere, no? Cioè veramente ne ha cambiati tanti, cioè portavano la media di 2 all'anno, ne sono, le abbiamo provate tutte, e quasi prima giovani, e poi esordienti, e poi Auteri, e poi quello e poi là. Adesso c'è il ritorno di Zeman. Zeman apre quel tipo di calcio. Zeman non ti chiede fuori classe che guadagnano 350.000 euro, perché non li vuole. Vuole ragazzi giovani che potrebbe essere alla portata delle casse di Sebastiani, con o senza gli australiani. Questo è il mio pensiero. Quindi e comunque, Dino, o si chiama Zeman o si chiama un altro allenatore, la contestazione andrà avanti ugualmente. Non è che lievita, se dovesse fare chiarezza, Sebastiani, secondo me, Zeman. No. Io credo che Daniele debba veramente venire alla tua trasmissione da solo, glielo do come consiglio d'amico perché gli voglio bene, fare chiarezza totale. No, guarda, dire, io credo che Sebastiani ha detto che farà chiarezza in questa settimana sul fatto della vendita. Bene. Solo lui conosce la verità, con tutto il rispetto per quello che dici tu, poi non sappiamo se venderà, se io ho detto niente, quello che sento. Esatto, però sentire può anche confondere le idee agli altri. L'unica certezza che abbiamo è che attualmente c'è solo lui. Vedremo se sarà cambiato qualcosa negli ultimi giorni. D'altronde siamo proprio a ridosso dell'iscrizione, iscrizione che ha garantito lui stesso. Quindi soltanto sentendo la sua versione forse avremo un quadro più chiaro. Probabilmente la confusione è anche figlia delle
tante voci che girano, dei tanti pareri che vengono espressi anche da coloro che non dovrebbero farlo, non mi riferisco ovviamente a voi, però nella città in cui si vive di calcio è lecito che ognuno esprima un pensiero che può essere veritiero, che può illudere, che può anche farci arrabbiare, però in settimana arriverà sicuramente la versione ufficiale. Dino, mi sembra di capire che tu hai detto il ritorno di Zeman sarà gradito da te, così come qualcun altro non lo gradirà, però questo interessa poco, se piace a me, se piace a te, se piace ad Andrea. Sono sempre i risultati quelli che cementano l'ambiente. Ecco, forse una precisazione sul fatto che tutta la città è contro il presidente, non credo, perché forse la massa silenziosa mi sono corretto, favore è come in tutte le piazze, nonostante i tanti errori commessi negli ultimi 3 anni, è normale che ci sia malumore, è normale che ci siano critiche, è normale che ci sia anche un po' di contestazione limitata, ovviamente senza avvicinarsi alla violenza. Posso prego, aggiungere Dino, poi vorrei sentire anche gli altri amici. Prego, Dino. Prego. Sì, certo. Un po' mi dispiace che non viene mai nominato Luca Matteassi. Un po' mi dispiace, a parte che secondo me è una brava persona, ma io non credo che lui abbia avuto grandi colpe l'anno scorso, ma a prescindere dalla costruzione della squadra, ma dal fatto che è riuscito a cambiarla quasi totalmente, perché non dimentichiamo che di quel disastro sportivo avuto per 2 anni di fila, no? Perché alla fine eravamo retrocessi per 2 anni di fila, è riuscito a mandar via, in termine brutto, insomma, a trovare collocazione a oltre 20 calciatori. E la cosa non era facile, perché poi i calciatori si possono mandare via col famoso scivolo, no? Ma noi non è che ci siamo svenati, o meglio, la Pescara Calcio non si è svenato per mandarli via. E vi garantisco che è stata un'opera molto più difficoltosa che di prendere i giocatori per una stagione. Quindi io una parola per Luca Matteassi, sinceramente, la spendo volentieri, perché alla fine penso che sia stato il meno colpevole di tutti per il lavoro che ha svolto. Poi, essendo un giovane, essendo uno che ha iniziato da poco questa attività, le conoscenze le ha, un po' di giocatori buoni le ha presi, ha spinto con l'allenatore per far giocare i giovani, e questo lo do per certo, lo do per sicuro. Se oggi parliamo di Veroli, parliamo di Sorrentino, quella, credetemi, c'è stato anche di molto di Luca Matteassi in queste decisioni del buon Auteri. Quindi ecco, volevo solo spendere 2 parole per Luca Matteassi, niente di più, solo questo. Poi io un'altra cosa che io so che Zeman, ecco, solo una precisazione, perché ognuno, ripeto, qui è libero di esprimere i propri pensieri. Certo, questa è la mia idea. Attenzione. Certo, no, una poi, precisazione anche sullo scivolo dei calciatori, perché non credo che Valdifiori vada via, non è andato nemmeno a giocare gratuitamente. Però Enrico, quando ne sono uno o due, è chiaro che ci sta. Però io vi garantisco che ha fatto un buon lavoro. Vi dico questo, ha fatto un buon lavoro, Dio, soprattutto nelle uscite. Allora, dove eravamo rimasti a Paolo Toro, che non sento già da diversi minuti. Paolo, meno male che non è iniziata la stagione, siamo in estate, quindi il caldo poi si fa anche sentire. E comunque questa settimana sapremo sicuramente di più e qualcosa di ufficiale. Non so se volevi fare qualche precisazione su quanto è stato detto dagli amici, se vuoi tornare su qualche argomento, perché è l'ultimo giro con voi, quindi tu Paolo, guarda, cosa ti auguri, ecco, in questa settimana? Tutto quello che abbiamo detto stasera ci siamo accorti, l'abbiamo verificato, che poggia su una serie di variabili che devono essere sistemate. Io mi auguro che queste variabili diventino punti fermi già nel corso, diciamo, della prossima settimana, dei prossimi 10 giorni. La situazione è molto semplice. Come si potrebbe giustificare il richiamo di Zeman? Siccome si è capito che almeno nel breve periodo Sebastiani sarà ancora il padrone totale della squadra, almeno per quello che si è capito, parliamo sempre del campo
campo delle ipotesi. E siccome Sebastiani ha detto che iscrive la squadra e la farà solo con un progetto incentrato sui giovani, ecco che la figura di Zeman tornerà utile per impostare questo progetto. Poi, se ci saranno col tempo cessioni di società, ingresso di nuovi soci e tutto il resto, chi vivrà vedrà. Però in questo momento che bisogna prendere delle decisioni alla vigilia dell'iscrizione al campionato, l'idea di Zeman si potrebbe giustificare in questa maniera, di Zeman più che magari di un altro allenatore, perché il lavoro viene impostato adesso solo sui giovani. Questo prima è... di lasciare il microfono a Andrea Costantini, vorrei rivedere Riccardo Clinco e Totò De Leonardis, perché li vedo un po' cupi, siamo in estate, quindi sorridiamo perché la stagione sta per finire, inizierà subito un altro. Tu Riccardo, di far arrabbiare Totò. Io gli voglio bene come fratello maggiore. La devi smettere di far. Io gli voglio bene come fratello maggiore. Riccardo, perché... ma io come fratello maggiore ti do un consiglio, voglio dire, proprio come fratello maggiore. Di arrivare come te a 76 anni, no? No, devo dire questo, che in 50 anni di mestiere tu chiaramente hai fatto un altro lavoro nella tua vita, ma io ho fatto quel tipo di lavoro. Non ho mai giudicato né un giocatore né un allenatore in base all'almanacco, perché quella è una fesseria, è una banalità, quella ha vinto tanto e quella non ha vinto niente, perché dopo tu lo scopri vedendo il lavoro di un allenatore o di un calciatore. Questo almeno è stata la mia costante per 50 anni e credo di non cambiare adesso. Allora io quando ti do un giudizio su Zeman, ti dico su quello che ha fatto, su quello che ho visto, su quello che è stata la sua carriera nel bene e nel male. Nel bene ti dico che quando ha iniziato un lavoro dalla prima giornata fino alla fine il suo lavoro lo vedi, cioè il gioco su Zeman veramente è l'allenatore più trasparente del mondo, perché lui fa solo quel tipo di calcio e per fortuna quando lo fa bene è uno dei migliori calci che vediamo. Per cui poi quando giudicare Zeman in base all'almanacco mi sembra una grossissima fesseria, soprattutto. Però Totò, sai bene che non è che fa discutere e che divide. Sì, ma discutiamo, anch'io l'ho discusso l'anno che è tornata, voglio dire che è stata una cosa demenziale, ma riprenderlo per fare quel tipo di lavoro. Allora, Riccardo, poi Francesco e poi c'è Andrea che chiederà una cosa di non Zappacorta. Riccardo, vuoi aggiungere? Non mi ripetere, non lo prenderei Zem, perché l'abbiamo anni. Anzi, no, c'è molta coerenza da parte tua. Anzi, condivido quello che dice Totò sul fatto che chiaramente ogni stagione può essere quella buona, no? Nel senso, Zeman ha fatto anche dei buoni campionati. Meno male che non c'è Luca Pennese stasera, meno male. Che saluto, che saluto. L'unica cosa che mi dà un po' così, che mi lascia un po' perplesso, è il fatto che con tantissimi allenatori che noi siamo qua ad aspettare comunque che lui decida ancora a Foggia se rimane, se va. Cioè, mi sembra anche essere trattato un po' società di ripiego, cioè non sto a Foggia, vengo da voi. Ma tu sai perché, Riccardo? Come? Tu sai il perché? Per lo sviluppo societario, no? Perché è una persona seria, ha fatto una promessa a quella signora lì e sta aspettando un attimino. Ma allora però mi devi permettere di rispondere, sono una persona seria. A noi aveva detto che non sarebbe andato via dopo che è arrivato in Serie A col Pescara e aveva già degli accordi con un'altra società. Quindi tutta questa serietà, Dino, fai il bravo, perché io non sono... No, non ce l'aveva già gli accordi. No, caro, no, ci aveva già gli accordi e è andato via dopo qualche giorno. Quindi Dino, sulla serietà... Aspetta, perdonami, perché non è. Aspetta un attimo, Riccardo, che non la finiremo mai. Allora, siamo proprio a Francesco, e poi l'ultima domanda di Riccardo. Andrea Zappacorta. Francesco. Riccardo, con tanta simpatissima per te, di cose così strane come dici tu, sai quanti ce ne sono. Tanto per sorridere. Televisione. Il tuo allenatore amato piangeva sulla spalla di Materazzi. Dietro al palazzo c'era la macchina del presidente del Real Madrid che lo doveva portare là, e a San Siro c'erano 60.000 interisti che lo ascoltavano per festeggiare. Quindi di cose poco piacevoli la storia del calcio ne è piena. Io chiudo con una battuta e con il sorriso. Se Totò e Riccardo stasera hanno discusso, se qui abbiamo discusso su tutto questo, la colpa è di Sebastiani.
Allora, Andrea Costantini, l'ultima di Zappacorta. Sì, allora, il merito è di Zappacorta. Saluto Dino rapidamente. Se ha ravvivato la trasmissione. Perché onora la parola e a Foggia accade quello che insomma potrebbe anche accadere nelle prossime ore. Oppure se Zeman dovesse dire no, a me il progetto Pescara non convince, a quel punto cosa succede? Quale potrebbe essere il profilo ideale tra quelli soprattutto che circolano, perché i nomi li abbiamo rifatti anche stasera, di Colombo, di Cudini, di Caneo. Attendono tutti una risposta perché li hai contattati, no? Sì, beh, Colombo, a dire la verità, è oltre una settimana che non ha contatti col Pescara. Occhio a Cudini. Io direi di tenere viva la pista relativa a Mirko Cudini, anche Caneo da diversi giorni. Quindi non ha contatti, Caneo che aveva avuto un appuntamento che poi la dirigenza ha dismesso. Quindi cosa chiedi a Dino? Qual è il profilo migliore se Zeman dovesse dire no o dovesse restare a Foggia? Ma come ti faccio a rispondere a questa domanda, Andrea? Il profilo migliore d'allenatore va in base al budget che uno ha. Quindi è talmente complicata la cosa. Se entrano gli australiani che mettono dei soldi, io vado a fare la spesa e la faccio fatta bene. Se gli australiani non entrano, vado a fare la spesa e guardo se ci sono gli sconti. Se non ho soldi, faccio una squadra di ragazzini e tiro a campare. Quindi non esiste un profilo. Forse è anche questo che Zeman vorrebbe sapere, o no? Non ci avete pensato voi? Questa settimana si saprà tutto, o almeno gran parte dell'idea di questa nuova lo scopriremo stagione. Solo vivendo. Grazie a Dino Zappacorta, grazie a Riccardo Clinco, a Totò De Leonardi, a Paolo Toro, a Francesco Di Francesco, buona estate a voi. Lunedì prossimo saremo ancora qui per commentare probabilmente qualche decisione. Grazie a Andrea. Buonasera a tutti. Ricordiamo tra poco alle ore 23 lo speciale sulle elezioni. Sì. Ringrazio Maurizio Daguì dopo una lunga giornata di lavoro con tutto lo staff tecnico, Loris Bennato e gli altri amici di questo meraviglioso staff di TV6. Ci rivedremo lunedì prossimo, grazie per averci scelto.